Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, bentornati. Se è la prima volta, benvenuti nel canale di Mina Insight. Oggi siamo qui per analizzare il mercato. Ieri si è chiuso, daremo un voto alla finestra rosso-nera. Prima di cominciare, però, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare il like al video, iscrivetevi al canale YouTube e seguiteci su tutti i social. E vi ricordo il sito internet www.acminainsight.com. Allora ragazzi, alla fin dei conti, tra rientri da prestiti, riscatti e nuovi acquisti, il Milan in entrata ha effettuato, tralasciando trattative di giocatori per la primavera, ha compiuto 9 movimenti in entrata. Più precisamente, ed andiamo ad analizzare, 10 considerato il riscatto pure di Mirante, però insomma possiamo evitare di parlarne, più utile alle liste che altro. Allora, c'è stato il riscatto di Florenzi che insomma per il prezzo diciamo concordato è un regalone, purtroppo si è fatto male per 2 mesi. In generale il riscatto diciamo che è stata una buona operazione, 2 milioni e mezzo più o meno. Terzino destro di riserva affidabilissimo, ripeto, prima che si infortunasse. Ora purtroppo si è infortunato, starà fuori un paio di mesi, però insomma è una buona risorsa e un buon colpo. Insieme al riscatto di Florenzi c'è stato il riscatto di Messias per circa 4 milioni e mezzo, che sinceramente non ritengo una buona mossa perché sono soldi che sarebbero potuti servire in altre operazioni. Che il Milan abbia un problema sull'ala destra è conclamato, indipendentemente da chi gioca tra Messias e Saelemaekers, motivo per cui il riscatto di Messias, ripeto, non mi va bene. Poi ci sono stati i rientri dei prestiti di Pobega, che veniva da 2 buone stagioni allo Spezia da mezzala, al Torino più da trequartista che da centrale di centrocampo, che però ora deve imparare a giocare in una mediana a due, movimenti diversi, compiti diversi. Però sarà una stagione importante perché di fatti si candida ad essere il primo ricambio a centrocampo, motivo per cui c'è bisogno di una netta crescita e il tenerlo alla fin dei conti può essere una buona mossa, utile anche lui per le liste perché è nato e cresciuto nel Milan e diciamo positiva come mossa. Abbiamo il ritorno di Adli, che non è un vero e proprio ritorno, è più che altro un arrivo, considerato che l'avevamo acquistato e lasciato in prestito, quindi è un volto totalmente nuovo, precampionato molto positivo, prezzo d'acquisto di circa 8 milioni, quindi alla fin dei conti ci sta per un 2000, piazzare una scommessa. Lo vedo come un giocatore multitasking, quindi molto duttile. Mezzala, trequartista, forse potrà studiare anche da centrocampista in una mediana a due. Vero è che sulla trequarti c'è un po' di affollamento, però secondo me avrà le sue occasioni ed è un po' a me piacciono i colpi a pochi milioni per i giovani, sinceramente, perché male che va, ricavi quello che hai speso. E quindi 8 milioni per Adli è un buon colpo. Poi, questi diciamo quelli che già sapevamo, i nuovi. In difesa abbiamo avuto l'arrivo di Dest, che è stato l'ultimo acquisto, che si candida ad essere il sostituto di Florenzi, ma che, come ha detto oggi, di fatto Pioli nella conferenza pre-derby, è un giocatore molto intelligente, molto bravo, che potrebbe candidarsi anche a giocare in altre zone del campo. Questo ha detto Pioli, tradotto potrebbe diventare il titolare dell'ala destra piano piano.
diciamo della posizione di trequarti destra, posto di Messi, Assis e Lemakers, garantendo contemporaneamente un'alternativa diversa, ma soprattutto maggior copertura, che è quella che vuole, diciamo, Pioli dalla zona destra. Poi comunque un ragazzo veloce, atletico e un buon crossatore. Poi, sempre in difesa, c'è stato l'arrivo di Malick Thiaw, che va a sostituire numericamente Romagnoli, il quale aveva finito il proprio percorso a Milan, e Thiaw, un po' stile Adli, arriva per 5-6 milioni circa dallo Schalke. Non è mancino, però sa giocare molto bene con entrambi i piedi, è un 2002 se non ricordo male, quindi ripeto, quando per i giovani spendi 5-6 milioni, 7-8, non ci perdi mai. Vedremo com'è, cosa fa, però per sostituire Romagnoli, considerate che i primi tre titolari ci sono, ci sta ampiamente. Passando al centrocampo, l'altro arrivo di ieri è Aster Vranckx, classe 2002, in prestito, oneroso di 2 milioni con riscatto fissato a circa 12. Lui sinceramente era esploso in Belgio, poi in Germania ha fatto un po' di fatica, ma il suo minutaggio, diciamo, la sua esperienza l'ha comunque fatta. È piccolino, se ci immaginiamo un centrocampista stile Pogba, quindi più piccolino, è 1,83 circa, però per più di 80 kg, motivo per cui fa capire che fa della fisicità, dell'atleticità il suo punto di forza. Secondo me potrebbe anche scavalcare Pobega come prima alternativa al centrocampo. Poi può giocare anche mezzala, insomma, è un giocatore duttile, in prestito con diritto, vedrei come Dest, d'altronde, non l'ho detto prima, perdonatemi, anche Dest in prestito con diritto, e vedremo, perché effettivamente per sostituire Kessié praticamente ce ne sono voluti due, Pobega e Branks. Vediamo, vedremo. Poi lascio il botto per ultimo. Prima c'è Origi, acquisto a zero, arrivato perché praticamente si sapeva dell'infortunio a lungo termine di Zlatan, quindi alternativa, ma non tanto ad Origi, perché possono anche giocare insieme, perché potrebbe, diciamo, lottare sicuramente per una maglia da titolare. Diverso da Giroud, può fare la seconda punta, è più mobile, è più tecnico, probabilmente meno, diciamo, rapace d'aria, però a zero, signori, uno che ha vinto Champions, campionato con Liverpool, gol in finale di Champions, gol in semifinale di Champions e gol decisivi in campionato, a zero, esperienza, tanta esperienza internazionale nell'ambito della nazionale belga. A zero è un ottimo acquisto. Chiudiamo con Charles de Ketelaere, sicuramente la stella di questo mercato, ma stella anche in ambito europeo, nell'intero panorama europeo. 2001, costo 35 milioni più o meno, tra parte fissa e bonus. Trequartista principalmente, ma è riduttivo definirlo un trequartista perché potrebbe fare la mezzala, l'attaccante, l'esterno, può fare di tutto, i colpi cristallini ce li ha, la tecnica ce li ha, il talento puro, e credo che servirà poco prima di vederlo costantemente titolare lì sulla tre quarti centrale. Voto al mercato del Milan. Signori, se fosse arrivato Zi e Ciocchi per lui lì sull'esterno, avremmo sfiorato, saremmo arrivati a 9. Siccome è una grossa falla, direi 7 e mezzo. 7 e mezzo. Considerato che è arrivato Dest, che potrà farlo. Dai ragazzi, arriviamo a 8. 8 come Sandrino Tonali.
Facciamo 8, non mi piacciono i mezzi voti, i più, i meno, facciamo 8, un bel 8 pieno. Ditemi qui sotto nei commenti se siete d'accordo, ditemi la vostra sul mercato, la vostra opinione sui voti, che voto pensiate di dare. E questo è quando. Vi ricordo ancora gentilmente un like al video, iscrivetevi al canale YouTube, seguiteci su tutti i social e il sito www.acminainside.com. Ci vediamo domani con il video prepartita di Milan-Inter del derby e per ora vi saluto e sempre Forza Milan.